Cari amici, a completamento, in aggiunta di quanto finora abbiamo detto, dobbiamo leggere alcuni concetti espressi da questo ottimo libro di Caligaris, un autore, il padre della novella Caligaris, che era nuotatrice, è non stata credo, la prima donna. Non credo. Comunque Caligaris è un nome del nord. Sì, sì. È stato un grande generale, Triestino. Un grande stratega. Triestina come discendenza. Sì. Non è Triestino, mi pare, è Torino, torinese. Ah. Ed è stato uno dei più noti scrittori di questioni di geopolitica. Ma prima di leggere una pagina di questo nuovo, dicevo, libro, che è uscito assieme a quello. Questo è il mio, ricordatevelo sempre. È a disposizione, è in vendita a chi lo vuole acquistare. Libro di geopolitica che è stato pubblicato nel 1996. Caligaris è stato anche deputato al Parlamento europeo. Prima di fare questo, facciamo una piccola presentazione di un libro, o per meglio dire di un film, che tutti dovrebbero vedere. È quello del 1920? Esatto. È quello. Fritz Lang. Esatto. Metropolis. Esatto, esatto. Che è la premessa, la prefazione a quello che sta succedendo ora. Esattamente, è quello che volevo far vedere. Già quasi un secolo fa, anzi, un secolo fa, un grande artista ha capito esattamente come andava a finire la questione. Esattamente. Allora, qui c'è scritto: guardai le strade, le luci abbaglianti e gli edifici imponenti di New York e in quell'occasione concepì Metropolis. Frase di Fritz Lang. Attorno al 1920. Spiegazione del film. In una megalopoli del XXI secolo, mentre il monopolista dittatore Frederiksen, il monopolista dittatore, come dire Soros, si verifica tutto se tu pensi come devono essere le cose. La verifica ce l'hai. Beh, non a caso è stato anche un altro grande pensatore, fantasticando, tipo Jules Verne, aveva previsto, magari in modalità errate, ma le conclusioni di dove saremmo arrivati. La conquista della Luna, di certo, Jules Verne. Certo, ma anche il barone di Munchausen andava sulla palla di cannone e arrivava fino sulla Luna. Ma soprattutto, Cyrano de Bergerac, certo. Di cui leggeremo, perché il libro di Cyrano de Bergerac... C'è quell'episodio della Luna che è una poesia, in realtà è una poesia. Che è veramente una serie di considerazioni molto, ma molto rivoluzionarie, che io mi propongo di leggervi la volta prossima che ci vediamo, perché voi vedrete come questo autore, che fu un pensatore molto ironico e molto, come dire, molto satirico, aveva anticipato tutti i pensatori della critica del Settecento e dell'Ottocento. E il libro è pronto, ho già sottolineato le parti più interessanti e lo leggeremo la volta prossima. Però voglio concludere questa spiegazione di Metropolis. Mentre il monopolista dittatore Frederiksen vive con il figlio Freder fra gli agi e i lussi in un sontuoso giardino pensile, una gran massa di operai lavora in condizioni disumane nelle fabbriche del sottosuolo. Freder però incontra Maria, una giovane che predica tra gli operai la calma e la rassegnazione, confidando nella provvidenza.
se ne innamora e grazie a lei scopre i sotterranei e il popolo dimenticato. C'è un bellissimo libro che riprende questa cosa qua, di fantascienza, mi pare che è di Van Vogt, e si chiama Gli uomini nel muro, e parla di una situazione, di un contesto in cui gli uomini, per rifugiarsi contro l'invasione aliena, che erano giganti alti 30 metri circa, umanoidi, che appunto per sfuggire a questa debacle della, diciamo, capacità difensiva di questa aggressione degli alieni, si rintanano dentro le crepe dei grattacieli, dei muri dei grattacieli, e da lì tutta una storia che non sto a dire, ma analoga, diciamo, di più che oggi le grandi metropoli si stanno organizzando sottoterra. Io ricordo quando andai l'ultima volta a Londra, e circa 35 anni fa, che certi negozi erano già sottoterra. Come no? C'era la piazza del Trafalgar Square. A Trafalgar Square c'è fermata metropolitana e 8 piani di livello sottoterra, fra cui c'è anche un ristorante italiano. Di più. E io ricordo che c'era una specie di scantinato, con all'interno di questo scantinato una serie di subcantine, dentro le quali sopravvivevano dei negozianti i quali vendevano argento. Era uno scantinato, avrà avuto 20 negozi, ed erano esclusivamente un mercato di argento. Io andavo lì a comprare un po' di argento, che poi a Londra abbonda, perché Londra è veramente il mercato dell'argento. Ma mi stavo chiedendo, queste persone che stanno tutto il giorno chiuse sottoterra per vendere 2 piatti d'argento, ecco la previsione. Suicidio. Esatto, preferisco morire di fame buttato su all'aria aperta, come all'aria, all'aria aperta. C'è gente che dei nostri, diciamo, follower all'inglese, diciamo così, che ci, diciamo, tacciano di essere degli improvvidi e essere qui, diciamo, al ghiaccio, al freddo e al gelo. Meglio freddo al gelo naturale. Andate nei negozi di Tokyo, di Pechino, andate lì, vedete che state bene. Fredersen, avvertito del pericolo di una sommossa, fa loro costruire un robot che somigli a Maria e che semini discordia tra gli operai. Ma guarda, Maria è un nome evocativo, Certamente. Il robot che semina discordia tra gli operai. Ma il robot è stato pensato, vissuto all'inizio del Novecento, secondo quest'autore, e qui la previsione, capito? Aspetta, già nell'Ottocento c'era una scrittura, adesso mi aspetta, quello l'inventore di Dracula, Bram Stoker aveva previsto il golem. No, il golem è un'altra cosa, Meyrink. Esatto, e il golem è addirittura dell'inizio dell'Ottocento. Hai fatto una della serie della Radcliffe. No, hai perfettamente ragione. Il film tratto appunto dal racconto di Meyrink, il Golem, vanno letti tutti, vanno visti tutti e due. Il film è bello, che è un film comunque dell'epoca di Fritz Lang. Esatto. È probabile che sia anche questo di Fritz Lang, adesso non lo ricordo bene. Che cosa simboleggia? Simboleggia una cosa importantissima. Ti sto portando su una deriva. No, va benissimo. E siamo qui, e questa è la realtà. In questa deriva succede questo. Il rabbino capo di una chiamiamola comunità, ma era un ghetto di Praga. Ah, a Praga, giusto. A Praga era. Costruisce questo mostro che è un Frankenstein. Ma è interessante anche tenere presente parola golem,
parola Frankenstein. Oh, golem c'ha un significato ben preciso, che aspetta, che significa? Significa aspetta, mostro. Che, automa. Automa, sì, esatto. No, sì, era qualcosa che veniva animato con un'anima. Sì. E quindi era un umanoide. Come Frankenstein. Esatto, come Frankenstein. Un umanoide. Adesso esattamente il golem non mi ricordo più che significa. È come Frankenstein. Comunque in ebraico c'ha un nome ben preciso. Esattamente. Ben esattamente. Precisa. E allora a quel punto questi personaggi, come cominciano a operare, distruggono tutto. Infatti il golem ma non è che no, è nella sua indole, capito? Certo. E distrugge il ghetto, ricordatevelo. Gli ebrei che attaccano e diciamo infieriscono sugli stessi ebrei, come succede tuttora. Sì. Le 12 tribù di Isacco diventano poi la tredicesima degli Ashkenaziti. Certo. Di cui tratta? Non me lo ricordo più. Un attimo d'amnesia. Un grande della letteratura del Novecento. Trotsky? No. Scusa, no Trotsky. Tolstoi? Ma assolutamente no. Non era ebreo Tolstoi. Non mi viene in mente. Va bene. Chi era? Quello che ha scritto Buio a mezzogiorno. Non mi viene. Quello che ha scritto Ladri nella notte. Non mi viene. E quello che prima di suicidarsi, dicono tra parentesi di suicidarsi, aveva fatto tutta una serie di interviste a professori di fisica, inglesi e americani soprattutto, che stavano studiando tutte le forme di comunicazione extra sistemi conosciuti fino allora. Non mi viene. Zero. La città rischia il collasso e gli operai la morte solo quando il robot viene distrutto, finalmente ritorna la pace sociale. La pace sociale ritorna solo quando viene distrutto il robot, capito? Diciamolo ai nostri amici. Il robot è un'espansione teorica, metaforica, del della volontà potere. Di potere di questa gente qui. Certo. Del potere finanziario e economico, certo. Che è un robot, è un automatico. Certo. È un Soros. Non c'è un pensiero dietro. Assolutamente. È un automatismo metallico. Esatto. Il conflitto tra magia e tecnologia moderna ispirò a Fritz Lang uno dei più importanti film di ogni epoca. Realizzato nel 1926, con tecniche rivoluzionarie per l'epoca. Ricordavo 21, 22, 26. Antesignano del cinema di fantascienza, giustamente. Dramma potente e imponente, rappresenta uno dei capolavori del cinema espressionista. Siamo sempre qui. Sì, è il mondo espressionista che nasce e si sviluppa prevalentemente in Germania, che ha questa forza. Non a caso in Germania, perché in Germania il sistema era crollato. Stava il sistema restaurazione del 1820-21. Esatto. Era crollato dopo a seguito del fatto di aver perduto la guerra, ecco. E lì nella Germania post primo conflitto mondiale c'è stato una rinascita culturale. C'è stato un crogiolo. Di cui abbiamo parlato tante volte e facciamo sempre comunque riferimento che quella Germania lì, che poi sotto la guida di Hitler ha attaccato la Russia, era la leadership del pensiero mondiale in quel momento lì. Sì. Fra il 20 e il 40 ha creato, come in Germania e in Italia. Sì. Allora l'Italia aveva vinto, ma aveva protestato comunque i vecchi legami, i legacci del potere. Esatto. Istituzionalizzato della grande nobiltà terriera, della grande nobiltà, l'unica eccetera. Ricchezza era appunto quella terriera. E certo. E quindi aveva, sia in Italia da vincitrice e sia in Germania da perdente,
c'era stato questa libertà, questo afflatto di libertà che portava appunto all'innovazione, alla creazione di nuovi pensieri, di nuove teorie. Non a caso i grandi scienziati mondiali del 1920-1940 sono per la maggior parte tedeschi e italiani. Ieri sera hanno fatto un programma dove si è parlato del grande Quirino Majorana e di Ettore Majorana soprattutto. Esattamente, quel bellissimo programma che mi ha lasciato veramente stupito. Ma quello che il relatore che ha raccontato era una persona contro Gazzi. Sì, è bravissimo. Devo dire che veramente sa spiegare, è un chimico fisico, sa spiegare le cose con una chiarezza incredibile. Un dialogo, un eloquio forbito, costruttivo, non c'è una virgola in meno o in più di quello che serve per enunciare il pensiero. E si è parlato di Erice. Sì, dove a Erice opera oramai da decenni il professor Zichichi. Antonino Zichichi. Ma invece c'è andato una volta mio figlio. Ah, sì, Sì, sì. E fanno un congresso eccezionale. Ha fatto una relazione al congresso, mi pare che fosse... Allora, mio figlio non era ancora in cattedra. Vabbè, allora, questo qui mi interessava di... Come conseguenza, vedi caso, perché è tutto legato, si tratta di capire tutte le cose... Voglio leggere di questo libro, che è un libro di circa 500 pagine, voglio leggere alcune considerazioni semplicissime. L'Italia deve stabilire un dialogo preferenziale con quelle nazioni che condividono i suoi interessi in specifiche aree. Mediterraneo e Vicino Oriente, certamente. Gioco da condurre su tre diversi tavoli. Uno per la difesa del continente europeo, ma bisogna vedere nei confronti di chi. Uno per la sicurezza del Mediterraneo. Degli atlantisti, diciamolo sempre. Uno per gli impegni di sicurezza e di pace. Attenzione. Queste sono considerazioni scritte negli anni 90, ma che valgono soprattutto adesso. Francia, Germania e Stati Uniti sono le nazioni che più influiscono sul futuro della sicurezza d'Europa. Vai. Francia, Spagna e Stati Uniti, quelle che più incidono sul futuro della sicurezza mediterranea. Non a caso la quinta flotta statunitense, dove è di sede? Dove è di sede? No, qui noi parliamo appunto del ruolo della Sicilia. È certo. Perché la Sicilia è il centro del Mediterraneo. È in mano, anche ieri qualcuno parlava di queste cose, io ho obiettato che la Sicilia non è Italia. Fintamente la considero in Italia, ma in Sicilia comanda una terna. E questa è la terna che continua a comandare oggi, di cui è garante l'attuale Presidente della Repubblica. Ma non a caso ci hanno messo lui, eh? Esatto, ma che lui è uno dei massimi rappresentanti di quello che sappiamo è il controllo della Sicilia. Ma che scherziamo, ma che dice? Ah, no, io ricordo quando disse... Non lui, già il padre era un gran figlio di puttana. E la Madonna. Il più grande figlio di puttana dell'ultimo secolo, direi. Era quello... che per conto della Chiesa, Santa Madre Chiesa, certo. Ricordiamolo sempre, per conto del Cardinale Ruffini, protettore della Sicilia. E guarda caso, questi signori sono stati quelli che avevano creduto nel progetto americano dello sganciamento della Sicilia dall'Italia e della indipendenza della Sicilia. Guarda caso sono stati uno ammazzato dal genero o dal cugino e l'altro ammazzato col classico tazzino di caffè mentre era in prigione. Non allora, a caso un altro successivamente 30 anni dopo è stato ammazzato in carcere con la tazzina di caffè. Che è simbolico. Simbolico, certo. Molto simbolico. No, c'è proprio una prosecuzione temporis, non c'è un cazzo da fare.
capito? Mentre un altro invece l'hanno appeso sotto il ponte dei frati neri. Dei frati. E proprio l'altro giorno Black Friday sentivo qualcuno in televisione che diceva non si sa il simbolismo di questa impiccagione. Cazzo, sotto il ponte dei frati. Dopo parliamo anche di Giovanni Spadolini, eh? No, parleremo un'altra volta. Ah, vabbè. Parleremo un'altra volta. No, perché tu mi hai detto documentati. Sì. Io sono andato a documentarmi, non c'è un cazzo praticamente su di lui. No, no, l'unica cosa che ho scoperto, diciamo, fuori dalla biografia, è che c'era il nonno che aveva fatto i soldi molto rapidamente. Non si capisce da che, ecco. Ma io lo immagino, lo suppongo, che fa i soldi rapidamente, c'è un solo sistema, e cioè quello di fare l'usuraio strozzino. O per farlo è comunque il servizio della Chiesa, che insomma, certo, è la stessa cosa. Certo. Era un marchigiano, eh? Beh, le chiamano obolo, lo chiamano... Il nonno era marchigiano, detto tutto. Benissimo, benissimo. Francia, Germania e Stati Uniti sono le nazioni che più influiscono sul futuro della sicurezza dell'Europa. Lo ripeto, perché noi abbiamo parlato a lungo del ruolo e dell'importanza della Germania per fare la pace con la Russia oggi. Poi c'è stato, e io te l'ho mandato proprio stamattina, un intervento di un ex militare tedesco, che è stato consigliere militare della Merkel, il quale giustamente ha detto che qui gli Stati Uniti, continuando così, perdono non solo la guerra contro la Russia, l'alleanza, ma perdono altre cose. L'alleanza anche. Allora, ripeto, Francia, Germania e Stati Uniti sono le nazioni che più influiscono sul futuro della sicurezza dell'Europa. Francia, Spagna e Stati Uniti quelle che più incidono sul futuro della sicurezza mediterranea. La Gran Bretagna si colloca nel ruolo relativamente autonomo, attenzione, questo è stato scritto negli anni 90, rispetto agli Stati Uniti, che la geopolitica e la storia le assegnano, di saldatura strategica fra Europa e Stati Uniti. No, guarda caso. Oltre che jolly nel contesto euroatlantico. Vedete che i giochi sono sempre gli stessi. Basta semplicemente di capirli o semplicemente ancora esplicitarli, come fa appunto questo autore, che è stato uno dei più autorevoli Caligaris, conoscitori non solo di tecnica militare ma anche di geopolitica, perché la tecnica militare deve essere collegata sempre con la geopolitica, come dice appunto questo ex generale tedesco, il quale dice che la tecnica militare o la sai fare o non la sai fare, ma comunque sia è strettamente legata con la geografia. Bismarck è nato in Germania, non a caso, conosceva bene la strategia, le modalità di approccio, eccetera. E non a caso Bismarck ha vinto la Francia, che allora, come nel 40, passava per la nazione la grande più armata del mondo. La grande armée, appunto. Beh, la grande armée era l'epoca di Napoleone. Sì, però sempre quello, il loro pensiero è sempre stato quello di essere una grande potenza mondiale. Certo, la Gran Bretagna. Oh, e che poi, come fanno, a Dien Bien Phu hanno preso la sveglia, in Algeria hanno preso la sveglia, con la Germania hanno preso la sveglia nel 1871 e poi nel 1915. Vanno a dire Sarkozy. Cioè tutte le volte che hanno affrontato qualcuno hanno preso la legnata. Esattamente. Tutte. E loro vivono nel mito di Napoleone, ma sì, per quello c'avevi i coglioni. La Gran Bretagna si colloca nel ruolo relativamente autonomo che la geopolitica e la storia le assegnano, di saldatura strategica fra Europa e Stati Uniti. Questa è la ragione per cui l'Inghilterra si è sganciata dall'Unione Europea, perché se faceva parte dell'Unione Europea sarebbe stata costretta a rimanere agganciata alla geopolitica dell'Unione Europea, certo, cosa che lei non vuol fare. Certo. Oltre che jolly nel contesto euroatlantico. No, infatti a distanza di tempo, di 3 anni,
uno prima non c'era una ragione che riuscisse a giustificare il fatto che l'Inghilterra voleva andarsene dalla comunione con la comunità europea. Adesso, con gli eventi che si sono svolti negli ultimi due o tre mesi in particolare, è chiaro ed evidente che c'era una conoscenza pregressa, precedente, e che quindi giustificava quella presa di posizione unilaterale così importante. Esattamente. Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna sono infine il terzetto, forse si aggiungerà la Germania per l'assunzione di impegni internazionali o fuori area. Quanto a Germania e Stati Uniti, l'Italia intrattiene con entrambe un forte, anche se non soddisfacente in quanto subordinato e passivo, bravissimo, rapporto bilaterale. È per quello lo leggo. Sono comunque loro le protagoniste nella gestione della NATO in Europa, dell'evoluzione dei rapporti con l'ex Unione Sovietica, dell'allargamento dell'Alleanza Atlantica verso Est, è quello a cui stanno tentando ormai da anni. La Russia sta reagendo. Si oppone, certo. Torna indietro. Ecco. Dell'allargamento dell'Alleanza Atlantica verso Est, del processo di costruzione della futura sicurezza europea. Il loro rapporto bilaterale è stato consolidato dal recente riconoscimento della Germania da parte di Clinton, della partnership in leadership, cioè della compartecipazione alla direzione politico-strategica dell'Occidente, oltre che dall'avvio, sotto gli auspici d'entrambi, dell'iniziativa di collaborazione euroatlantica, quale evoluzione di quella nordatlantica che la NATO ha finora contribuito ad assicurare, ma che è superata. Collaborazione euroatlantica, che strategicamente è superata. Obsoleta ormai, ingiustificabile. Infatti la NATO pare che sia completamente nelle mani di teste di cazzo, i quali non hanno capito, come dice quel generale tedesco, non hanno capito che con 100 Leopard o con altre armi o sputi non puoi vincere una Russia che ha 2 milioni di giovani reclutabili. Elemento d'equilibrio o anche di disturbo in questa relazione bilaterale la Francia, poiché le sottrarrebbe peso e influenza. Non è da escludere che Chirac nel giugno 1995 abbia ripreso gli esperimenti nucleari per ricordare che solo la Francia in Europa continentale è potenza nucleare. Non lo sono infatti Germania e Italia, mentre la Gran Bretagna, seppure nucleare... Però in Germania e in Italia esistono le basi degli americani che con qualche centinaio di missili intercontinentali. E questa è la ragione per cui gli italiani sono dei gran testa di cazzo che accettano questa situazione. Mentre la Gran Bretagna, seppure nucleare, continentale non è. E con questo l'unico che ci ha avuto il coraggio di opporsi a questo diktat americano è stato Craxi, che guarda caso gli hanno fatto fare una brutta fine. Esattamente. E lo stesso ha fatto anche Giovanni Spadolini. Esattamente. Che come è andato in fallimento il progetto politico di Craxi, anche Spadolini è stato mandato a casa. Oddio, ha fatto il capo del governo dopo. Però, essendo comunque un moderato... Era consono al progetto americano. Era comunque... Ricordiamoci che nel caso di Sigonella lui rimase interdetto, perché inizialmente fu svegliato prima lui, inizialmente lui non sapeva cosa fare. Craxi prese una posizione decisa, però resta sempre il fatto che quel nazionalismo di Craxi, che è tutt'oggi ancora ricordato, non è espressione di una vera volontà antagonista agli Stati Uniti. Non poteva farlo, non avrebbe potuto farlo. Anche la base del Partito Socialista non rispondeva. Tuttavia, di recente c'è stata la commemorazione della morte di Craxi, i craxiani sono andati tutti
a Casablanca? Lì, sì, da quelle parti. Ah, vabbè, dove stava lui? Lì, guidati dalla figlia. Sì, poi, sì. In un secondo tempo, ve lo faccio vedere, perché è Ahmed, sì. In un secondo tempo vi faccio vedere questo. Questo è il libro scritto dal mio concittadino Romolo Gessi, che ci racconta che ha combattuto contro la tratta degli schiavi e ci fa sapere. E ci fa sapere. Non a caso il prete, il Major Pretis, è andato in pellegrinaggio nel Sud Sudan. Non a caso, nel Sud Sudan. Capito?